Antica, modernissima, federiciana. La storica biblioteca di Fano si rinnova completamente. Non un semplice restyling, dunque, perché al recupero dell'area adiacente alla chiesa di San Pietro in Valle si affiancherà un'opera nata dall'ingegno dell'architetto di fama internazionale Mario Cucinella e che sembra provenire direttamente dal futuro. Uno scrigno trasparente disposto su 4 livelli, con in più una terrazza panoramica con vista mare. Non mancheranno la sala conferenze e un apposito spazio eventi, oltre a un'area verde. Nelle ore giuste, grazie alle immense vetrate, sarà inoltre possibile leggere e studiare con il favore della luce solare. Una perla ultramoderna, dunque, incastonata nel cuore pulsante del centro storico. Una nuova piazza della cultura frutto della sinergia tra il comune di Fano e la Fondazione Montanari, quest'ultima già fondamentale 10 anni fa per la creazione della mediateca cittadina, la cosiddetta MEMO. Una giornata veramente in cui è lecito essere felici, perché parte un percorso che porterà Fano ad essere uno dei poli bibliotecari più importanti in Italia, più importanti e più innovativi, perché la nuova Federiciana andrà ad affiancare un altro intervento importante che in questi 10 anni ha già fatto di Fano un punto di riferimento a livello nazionale nel sistema dei bibliotecari, che è la Mediateca Montanari. La Federiciana ovviamente ha un valore aggiunto perché è una biblioteca storica, una biblioteca del 1700, in cui proveremo in qualche modo a fondere la storia della nostra città, a partire ovviamente dal corpo di fabbrica del 700, con una nuova edificazione moderna, contemporanea, rivolta verso il mare, con lo sguardo ma anche come orizzonte, diciamo, di carattere culturale, quello cioè di una città aperta, inclusiva, curiosa, europea. E non a caso questo sarà un intervento sicuramente grande e ambizioso che vedrà insieme il Comune di Fano e la Fondazione Montanari a realizzare veramente un progetto che ci colloca alla pari con le più importanti metropoli europee. Superficie e volumi del nuovo corpo di fabbrica previsto dal progetto saranno quelli corrispondenti all'attuale corpo di fabbrica moderno della Federiciana, quello cioè costruito qualche decennio fa, e invece ovviamente non verrà toccata se non per un'azione di ristrutturazione il corpo di fabbrica storico del 1700. Chiaramente la funzione della Federiciana a quel punto sarà non solo quella di biblioteca storica di ricerca come oggi, ma verrà implementata con spazi che ne consentiranno anche una fruizione per lo studio, per la socialità, simile per certi aspetti a quella dell'attuale Mediateca Montanari. E insieme queste due strutture andranno a comporre un sistema bibliotecario che, capite bene, è veramente un sistema bibliotecario molto prestigioso, normale se vogliamo per le grandi capitali europee, sicuramente assolutamente inedito per una città di medie dimensioni come Fano. Nel silenzio sono mesi che lavoriamo su questa cosa. Oggi è veramente una giornata che farà la storia di questa città. Prima dicevo, ricordiamo monumenti, contenitori del XVI secolo, di 2000 anni fa. Nel XVI secolo si è fatta un'opera, una fortificazione, la Rocca, che era una grande terrazza sul mare. Oggi quella fortificazione si è trasformata in una piazza del sapere, un contenitore del sapere che è la nuova forza, ma soprattutto è un'opera importante che diventerà un forte attrattore per la città, un importante centro del sapere, ma è anche un grande messaggio che noi diamo, che questa città vuole crescere, vuole diventare sempre più importante, ma vuole farlo puntando su quella che è la nuova forza, quella della conoscenza e del sapere. Sono quelle opere che lasciano il segno, che verranno ricordate nei secoli. Entro un anno e mezzo la posa della prima pietra. È questo l'obiettivo dell'amministrazione comunale e di chi in questo progetto ha messo anima, cuore e risorse, ricevendo in cambio tanta gratificazione e, a quanto pare, pure una certa felicità. Rende felici l'intervento dell'industriale, dell'impresa, no? Perché si danno molte motivazioni, ma nessuno ha mai parlato dei sentimenti. Quando si fa una realizzazione che va a favore del bene comune, non solo si fa del bene, ma rende felici. Almeno è la mia esperienza è questa. E vorrei consigliare a tutti i miei colleghi industriali di provare questa felicità.